Alessandro Pedrini, con fervida fede di lavoro, in ancor quasi tenera età emigrava in terre lontane. Miseramente, in una notte tragica, trovava morte nell'oceano, scomparendo col Titanic. Trascinati negli abissi del gelido mare, ci sono altri tre svizzeri italiani, tra l'altro tutti amici, tutti imbarcati come camerieri sul transatlantico. Oltre ad Abele Rigozzi, che aveva 22 anni, Narciso Bazzi di Brissago, 33 anni, tra l'altro imbarcato all'ultimo per sostituire un suo compaesano sempre di Brissago, Mario Zanetti di Poschiavo, 21 anni, e Alessandro Pedrini di Osco, 20 anni. Nei cimiteri dei loro comuni, ognuno di questi ragazzi ha una sua lapide. E qui, ad Osco e Leventina, guardate,